Ma stai registrando? E se non lo sai tu, chi ha da sapere? No vabbè, però sembro storta. Tu sembri, io lo sono, sono Stuart. Sono nato Stuart. Non so cosa sto dicendo onestamente. E manchi. Ciao amici, come state? Io tutto bene. E io tutto male. Oggi mi vedete struccata. Struccata? E tu struccata sei così? Allora son io il problema. Perché vi porterò la mia make-up routine, dato che me l'avete richiesta. E dove ce la porti? A Raggiavani? Se non mi dice l'indirizzo, come faccio? Non vi aspettate chissà che cosa, perché veramente non sono una make up artist. Tranquilla Sofì, cacca facciamo schifo tutto quanto. O almeno io faccio schifo. Sofia ha appena avuto un mental breakdown. Io ne ho una decina al giorno. Di questi pianti isterici ce li ho parecchie volte durante la mia vita, ma in realtà non hanno un senso. Ma niente ha un senso, manco io ho senso. Semplicemente magari, boh, non ho da fare niente e quindi mi metto a piangere. Perché io non ho niente da fare e mangio? E poi dopo piango perché ho mangiato. Non posso piangere solo. Dobbiamo testare questo burro. Il burro per cucinare? Non era un video make up, scusa. Balsamo, non è un burro, è un balsamo. Ah, ecco, ricevi via, ripigliate già padelle per cucinare. Questa palettina qui, con cui andremo a estrarre il prodotto. E prima di estrarre il prodotto facciamo un'onda. Ma solo io lo prendo con le mani il prodotto, cioè papà, è fatto subito. A palettina, non un momento. Ok, penso che così basti. E basta, sì, avviate mezza cungulina là. È morbidissimo. Cioè sembra olio alla fine, la stessa cosa. Dal burro all'olio mi sa che veramente che serve la padella. Possiamo iniziare a cucinare, tenga la padella, piglio sal. Facendovi vedere tutti gli step della mia make up routine. Ah no, niente, passa la padella, c'ha una trucca. Primo step fondamentale, come sempre, è tirarsi sui capelli con la nostra fascia. Se non ti metti la fascia o il cerchietto, non ti può trucca. Dopo aver tirato su i capelli, possiamo passare al primer. E chiude in sto primer. Lo vado a mettere su due dita. E se poi finisce su tre, che succede? Così. E grazie per avermelo fatto vedere, perché sennò sbagliavo. Lo stendo su tutto il viso. Prima di truccarsi, mi raccomando, fate skin care. Dovete avere il viso idratato. Ma rosso trovo tutta sta volontà. Skin care, primer, make up, mi fa sterio. Ok, una volta finito di applicare il primer, possiamo passare al fondotinta. E meno male che io ho fatto finta di mettermelo il primer. Ma mi sto truccando che male così. Cioè, giusto per favore, passiamo al fondotinta. Io utilizzo un fondotinta abbastanza coprente, però dipende da voi, nel senso, se vi piace un fondotinta più naturale, quello che vi faccio vedere io non fa il caso vostro. No, coprente, perché qua mi devo coprire. Più mi copro, meno mi vedo, meglio è. Che è un po' chiaro, ma perché come vedete la mia carnagione è molto molto chiara, soprattutto quest'anno che non sono stata a prendere il sole. E quando spiegazione, non ti preoccupare, truccamoci. Io per applicare il fondotinta utilizzo questa beauty blender, che va bagnata sempre, mi raccomando. La mia non si fa un bagno dal 15-18, è vero. E poi sarà molto più morbida. La mia anche bagnata è una prete. Io schiaccio due volte. E io non schiaccio perché non lo tengo lo schiaccetto. Quindi faccio due botte. Un e due. Apriamo un attimo una parentesi sul fondotinta. E apriamo sta parentesi. E lo stendo qui. Se non guarderò voi è perché ho di qua lo specchio. Io mi trucco nella telecamera, sono poco professionale. Un picchiettage veloce, fast. Lo struscinage. Marone mia, com'è veloce? Con calma, con calma. E po e ta. Mossa della spugnetta e vuota. Magre flash. Ecco fatto, ho finito di stenderlo. Probabilmente dalla telecamera mi vedrete veramente bianca cadaverica. Meglio bianca che essere con mamma. Ho cesso. Ma vi assicuro che è semplicemente l'effetto che fa la fotocamera. Non sono così bianca realmente. Infatti anche a me la telecamera. Non sono così cesso veramente. Mi stavo guardando io e mi sono spaventata. Benvenuta nella mia vita. Io mi spavento ogni volta che mi vedo. Poi mi sono riguardata appunto dallo specchio e sono completamente diversa. E a me non funziona lo specchio allora, perché io mi vedo cesso pure là. Posso passare al correttore. Correttoniamoci. Utilizzo questo qui di Tarte. Non si spomporizza qui, wey. Comunque, prima di mettermi il correttore, volevo aprirvi un secondo un'altra parentesi. E devi ancora chiudere la parentesi di prima, ma vabbè. Non mi vedrete fare due step perché io non li faccio mai, ovvero le sopracciglia e le ciglia. E ci credo, già vanno verso l'infinito e oltre. Che così. Le ciglia le faccio rarissimamente, nel senso che ho l'extension, quindi so perfetto. Tu sei perfetto. Io sono imperfetto.
perfetto, raga, povero proprio. Mentre le sopracciglia non ho neanche la più pallida idea di come si facciano, perché non le ho mai fatte in vita mia. E beata a te. Semplicemente vado a pulire sopra e sotto con la pezza. E puliamo le sopra e sotto con la pinzetta. Ah, la pinzetta, e vabbè. Allora, io ne applico un pochino qua sotto. Ma solo io faccio i ghirigori sotto l'occhio. Cioè, mi piace proprio disegnare cose, che poi non ci riesco, quello è un dettaglio. Un pochino anche da quest'altra parte. Ghirigoriamoci le stelle. O solo. E proprio solo, kill. Qui. Qui ha già fanno unicorn. O corn, a capo. Papà, scelto su unicorno. Metto anche un pochino di qua, di qua, di solito. Per il mio naso sta usando tutto boccaccino per cercare di nasconderlo. Ora con la stessa Beauty Blender vado a tamponare. Tamponiamoci tutto. Posso passare al contouring in crema. Aiutami sull'impolvere. Lo vado a mettere qui. Aspetta che io sto finendo a cercare un momento. Da entrambe le parti. Io lo metto con le dita. Mi arrangio per le mie possibilità. E poi un pochino intorno al naso. E se lo metto intorno al naso mi finisce il contouring, perché la situazione è troppo grande. Sfumerò con questa Beauty Blender. Io invece la sfumo con la stessa di prima, perché uno non tengo. E vado a sfumare verso l'alto in questo modo. Come fa a parlare con la bocca chiusa? Vabbè, sfumiamo verso l'alto. Non si sta sfumando, si sta battendo. Veloce, veloce. Ha già diventato flash. Sono una persona normale. Io lo so che dentro sono una persona normale. Perfetto. L'ultimo passaggio prima di passare alla cipria per Che è successo? È il blush sempre in crema. E io lo tengo sempre in polvere. Io mi trovo benissimo ad applicarla con il dito. Ascia fa, usiamo le mani, sì. Vado a prelevarne un po' di prodotto e lo applico qui. Qua sopra lo mette. Ma non ci capite, non si mette. Ecco qua, giusto un po', perché su blush fa schifo, eh? Ne metto un pochino anche qua sopra. Sei fissato con sto naso, io non lo tengo bello come il tuo, lo capi o no? Sono ben opacizzata, ho finito di mettere anche la cipria. E invece sono lucido e luminoso come una stella, perché la cipria non la tengo. Dobbiamo passare alla terra e al blush. Li metto anche in polvere, così risaltano. E come viaggio mi smuo in polvere? Che sola! E ma che già fa? La ristendo praticamente dove avevo messo prima il contouring in stick. Vabbè, la ristendo anch'io, almeno. Come blush utilizzo questo qui da tantissimo tempo. Io invece utilizzo questo, che non vi faccio vedere perché fa schifo. Manco l'ho detto, mi è caduto e si è scassato. Questo è il peccato. E anche questo vado a ripassarlo. Vai, lo ripasso, che mi ha già fatto una scocca che da fa paura. Uno degli ultimi step è l'illuminante. Ma piace l'illuminante. Io utilizzo questo qui, vi giuro. Questo qui di giuro. Giuro chi? Giuro perché? Giuro su cosa? Anche questo. Non so quando io lo abbia preso, perché penso di essermelo ritrovato dentro i miei trucchi un giorno a caso. E beato te che ti trovi le cose a caso nei trucchi, perché a me mai. Comunque vado ad applicarlo con questo pennellino. Tra l'altro, raga, guardate che belli. Adoro i pennelli a pesce. E sto coso brutto lo. E ad applicare qui illuminé. E per il naso appunto prendiamo un pennello più piccolo. E io uso sempre lo stesso, che tanto che ho un naso grosso. E lo mettiamo qui sulla punta e anche qua sopra. Della serie, si deve proprio illuminare il naso, così la prima cosa che vedono le persone di me appena arrivo è kill. Possiamo passare a quello step che vi avevo detto prima, ovvero di togliere il fondotinta. Come? Ma già mi è venuta a truccare, ci ha struccato. Andate a contornare le labbra. Ah, solo sulle labbra, uso la pezza. Vado a passarlo anche sulle sopracciglia. Vado anche sulle sopracciglia. Maro, come so bello. Per le ciglia vado semplicemente a pettinarle. Vai, pettiniamole. Stessa cosa per le sopracciglia. Pettiniamo anche quelle. Sulle labbra invece, cosa super richiesta da un sacco di persone, io utilizzo questa tinta di Kylie. Calingendiamoci con la tinta, che non tengo ovviamente. Vado a fare tutto il contorno delle labbra con la matita. Vai, facciamo questo contorno labbra. Veloce, veloce. E voilà. E che schifo. Ecco, sembro un po' un pagliaccio adesso. Se tu sembri un pagliaccio, esattamente io che sembro. Vado a riempire tutto con la tinta labbra. E io uso questa che non è distrutta. No, per amore di. Cioè, i piani sono imprecisi, figurati veloce. Ultimo passaggio, ma importantissimo, io utilizzo uno spray. Ma questo spray. Per fissare completamente il mio trucco. Io uso la lacca, va bene uguale. Il mio make-up è terminato. E sei bellissima, perché io no? Un bacione. Cioè, io che mi ostino a fare questi tutorial sono incapace. È inutile. Spero sempre che esce come quello, che divento bello come quello. No, ci rinuncio, basta. E papagu.